pubblico. Non ci sto al paragone tra pubblico e privato, non vorrei che questa giornata venisse trasformata in un atto di accusa alla provincia. Ha rischiato di scatenare un incidente diplomatico il convegno organizzato dalla Camera di Commercio a Pescara durante Ecomob e la stessa provincia di Chieti, ente titolare dell'attesissima Via Verde. Ci sono ritardi sulla realizzazione, accusa il presidente dell'ente camerale Gennaro Strever, ma gli imprevisti sono tanti, replica il presidente della provincia Mario Pupillo, come i tratti franati o ancora in frana la vetustà delle gallerie, chiuse e che hanno bisogno di interventi. E mentre da una parte la provincia fa eseguire i lavori, dall'altra Camera e Regione Abruzzo fanno tanta promozione anche oltre i confini regionali, con l'epidemia da coronavirus che nel frattempo ha contribuito a richiamare turisti per lo più italiani, oltre agli abituali locali, che hanno praticamente invaso il cantiere anche con le automobili. La Via Verde dei Trabocchi è ancora un cantiere, c'è stata qualche intempestività nella comunicazione anche in sedi turistiche competenti che ha acceso la curiosità anche dei turisti. Non è ancora percorribile, tutti coloro che ci vanno si prendono la responsabilità di entrare in un cantiere. È un'opera difficile, chi magari osserva dal di fuori non si rende conto delle problematiche che questa opera ha creato e sta creando. È un'opera fatta su un sedime ferroviario abbandonato per 15 anni. Stiamo lavorando, ma abbiamo avuto anche con il Covid dei ritardi. Dentro il 31 dicembre dovremmo chiudere tutta la parte che non è interessata dalle gallerie. C'è il problema del lago Dragoni, c'è il problema dell'acqua bella con una sorgente, immaginate, di 80 litri al secondo che praticamente viene dispersa in mare, ma che nel frattempo fa danni e genera frane o dissesti idrogeologici. Stiamo lavorando alla Cremente, è un'opera straordinaria e la complessità giustifica anche questo ritardo, però il problema fondamentale sarà quello della gestione, perché noi, la Regione, i tour operator, l'imprenditoria locale, i comuni dovranno essere pronti a fare così una preparazione e una strategia per accogliere i turisti che verranno da tutta Europa. La nuova sfida è la gestione dell'opera lungo la costa dei Trabocchi, che è diventata il nuovo brand della regione, afferma l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Sarà necessario un coordinamento territoriale che inciderà inevitabilmente anche sui piani regolatori comunali. Secondo me sì, perché bisogna ragionare in maniera unitaria ed affrontare una complessità di problemi che vanno chiaramente condivisi anche con i comuni, una visione unitaria però dell'intero tracciato. Quindi questo è un elemento che chiaramente richiederà tempo, ma bisognerà fare quello, come secondo me, come prima dicevo, bisognerà fare anche un piano colori per riformare questo tracciato, che io spero che non sia solo quello da Ortona a San Salvo, ma quello che da Martinsicuro a San Salvo, perché quello sarebbe un grandissimo risultato ancora più eccezionale rispetto già a quello eccezionale della costa di Trabocchi. Io mi auguro che questa collaborazione che questa mattina qui abbiamo sentito con i vari portatori di interesse si possa realizzare. La provincia, in grande difficoltà anche di risorse di personale, sta facendo di tutto per riconsegnare questa opera ai nostri cittadini.